la creazione del fondo. Da allora in poi però, anche per il cambio di presidenza, ha poco lavorato, pochissimo lavorato. E qui invece i comuni più intelligenti, così come anche le associazioni di volontariato, dovrebbero fortemente promuovere l'idea dell'affido. L'affido familiare permette, soprattutto per quelli più giovani, per i ragazzini proprio, i tredicenni, i ragazzi che hanno 10 anni, 11 anni, 12 anni, cioè più sei piccolo, più dentro una famiglia, ovviamente hai la possibilità di crescere e di sentirti davvero accolto. Ha funzionato invece molto bene la seconda grande innovazione sociale, diciamo, anche in termini culturali, è stata quella del volontario. E guardate, parliamo di volontariato assoluto, cioè volontari gratuiti. Il tutore volontario è una persona che non riceve nulla in cambio di quello che fa, fin troppo, nel senso che la gratuità è un elemento che deve avere un punto, secondo me, di compensazione uno almeno, che è quello delle eventuali spese, nel senso che hanno poche spese, pochissime, però dove ci sono spese, per esempio i bolli per tutti i documenti che devi preparare eventualmente, cioè il costo minimo, così come la possibilità di avere il permesso da lavoro, perché dove c'è lavoro, nel senso che devi essere assente dal lavoro, siccome lo puoi fare, anche qui c'è un principio di non discriminazione, no? Cioè, scusate, perché il minore straniero non c'è il permesso di lavoro, invece se ti occupi di un tuo familiare il permesso di lavoro ce l'hai. Nella misura in cui tu assumi la tutela di una persona di cui ti fai carico, anzi, se volete, diciamo così, a maggior ragione. Certamente il permesso, le ore, diciamo, di lavoro che tu devi sacrificare è uno dei punti, capite anche voi che una legge non poteva prevederlo, cioè non è che lo puoi scrivere in una legge, così come non puoi scrivere che vengano rimborsati i costi vivi, non so, per il materiale, per fare il permesso di soggiorno, per... Ecco, la risposta della società sulla richiesta, diciamo, che in qualche modo, sulla scommessa che questa legge faceva sulla società civile è stata straordinaria. Il numero di persone, e mi ha molto colpito che la stragrande maggioranza siano donne, giovani, mediamente molto istruite, naturalmente ci sono anche uomini, però l'80% sono donne, adesso guardo Francesco che è qui, però infatti tu eri seduto a tavola e avevi con te tre donne, credo, no? Quattro, no? Ma io non sei tutore anche? Lui è il numero uno della Toscana. Sì, lui è il primo della Toscana e devo dire che averli ascoltati mi ha aperto già un sacco di... bisogna poi che le cose che ci siamo detti trovino anche un riscontro. Vi dicevo, la scommessa del tutore è stata una scommessa vinta ed è la risposta, se volete, la più nobile e la più intelligente nei confronti di Salvini. Io credo che una società che è capace di mobilitarsi e di mettere un po' di se stessa nell'idea che la società la costruiamo insieme e non ce la mette sulla testa il ministro che passa da lì, sia una grande cosa. La sfida dei tutori, l'essere un tutore... Guardate, io ho capito che la cosa funzionava quando, durante proprio all'inizio mi sono trovato a un dibattito e poco prima del dibattito, chiacchierando con alcune signore che più o meno anche miei coetanei, un po' più giovani di me, erano già tutte iscritte all'albo dei tutori della Regione Lazio, se non sbaglio, una ha detto parlando il mio ragazzo. Quando uno dice il mio ragazzo, parlando di un ragazzetto che è sbarcato, che è arrivato nei modi più impensabili e che tu conosci da 5-6 mesi, ma di cui hai già capito molto, ti sei sforzato di capire molto, guardate che non ve la voglio presentare come una cosa facilissima, perché non è una cosa facilissima. Per alcuni ci sono dei percorsi straordinariamente lineari, per altri ci sono esperienze molto difficili, con una quota di fallimenti, d'altra parte viene anche nell'adozione, che non tutti riescono. C-
ci sono ragazzi che hanno, diciamo, subito una tale sofferenza e hanno incamerato una tale sofferenza che diventano inavvicinabili. Mi ha raccontato, per esempio, una signora che ha avuto un ragazzo afghano il quale praticamente teneva tutto nascosto, non voleva parlare né di sé né della propria storia perché aveva paura, diffidentissimi, alcuni hanno paura che le famiglie d'origine subiscano delle rivalse, altri si sottraggono o sono stati sottratti a circuiti anche di illegalità e quindi temono le ripercussioni. Le ragazze in particolare, le donne, sono una quota minoritaria nella, diciamo, della complessivo fenomeno dei minori stranieri, ma la gran parte di loro sono nigeriane, sono quasi tutte destinate alla prostituzione, cioè partono per essere portate qui a prostituirsi e spesso sono le famiglie che le instradano, o avviene anche che partano con l'idea che, o sapendo già che avranno un lavoro, non capendo neanche che cosa vuole dire quello che gli viene detto, oppure facendo, diciamo, assumendo impegni rispetto alla propria comunità con riti, quindi cose dalle quali è difficilissimo uscire una volta arrivati. Alcuni, vi dicevo, sono ragazzi anche difficili per le storie che si sono lasciate alle spalle, quindi non è esattamente una passeggiata, può essere però una passeggiata, di certo sono esperienze straordinariamente gratificanti, nel senso che quando parlo con i tutori, quando mi è capitato anche di essere cercata, invitata, capisci che c'è uno scambio davvero straordinario. Un giorno mi è arrivata una fotografia, ero in vacanza, mi è arrivata 2 anni fa la fotografia di 2 ragazzi abbracciati, uno di colore e uno bianco, e sotto c'era scritto: tu non ci crederai, ma sono diventato uno dei tuoi, tra virgolette, tutori. Era un mio vecchio collega, perché aveva fatto con me la prima legislatura, lui al Senato, io ero alla Camera, non eravamo neanche particolarmente amici, però ovviamente dello stesso partito, e quindi avevamo uno scambio, insomma, tra noi, lo dico solo da questo punto di vista, e mi aveva mandato questa foto con sottoscritto. Io, perché io gli ho scritto, ma non lo sapevo, come va? La risposta è stata: io non so cosa sono riuscito a fare per lui, di certo so quello che lui è riuscito a fare per me. E questo mi ha rassicurato sul fatto che questa cosa, diciamo, è l'anima della legge. Questa legge, naturalmente, vi ho detto, mette in sicurezza una serie di diritti a partire dalla sopravvivenza, no? Essere respinti significa non avere la certezza della sopravvivenza, questo non potrà più avvenire, ma l'anima della legge è certamente data dalla presenza, dalla mobilitazione della società e dall'impegno che i tutori volontari stanno mettendo nel fare vivere questa legge. Io adesso finirei qua, perché io dovrei dirvi tantissime altre cose, se mai me le chiedete oppure avete delle domande, me le fate. Allora, tanto grazie. L'anima della legge, la risposta delle persone, almeno per quella parte di tutori volontari, è una sfida vinta. Curioso che la sfida invece è ancora, cioè quando lanci, quando i comuni non avevano più da risparmiare, la sfida è caduta, quando invece la risposta era completamente gratuita, solidaristica, senza alcun tipo di rimborso, invece la sfida si vince. Ma sfide da vincere sono anche quelle che attendono la cooperazione sociale. La cooperazione sociale, che nasce già, se vogliamo, come la risposta a una sfida, però non la vince mai, perché è sempre sulla breccia, è sempre, vero,
si rinnovano le sfide e si rinnovano anche gli attacchi. Non è la prima volta che ci troviamo a dire la popolazione è sotto attacco, non è solo il tema delle ONG, o meglio, non è solo il tema legato all'accoglienza, però è anche uno dei fattori. Noi adesso magari lo giro, l'abbiamo messo anche un po' nel sottopancia, no? Che comunque la cooperazione risponde ai bisogni dei territori, e siccome oggi la sfida, ahimè, è sui territori, perché a livello sistema sembra che la stiamo perdendo, interpella soprattutto o fortissimamente la cooperazione sociale. E così abbiamo Eleonora, che, come si diceva, presidente della COPAS, quindi un organismo consultazione della regione toscana, ma è nel forum del terzo settore, ma è questa volta soprattutto presidente di Lega Corpo Sociale. E così ti lascio la parola, ti metto le slide. Bene, salve, buonasera a tutte e a tutti. Sì, io, vabbè, le slide sono solo delle immagini con delle parole d'ordine. Sono partita dal sottoattacco perché è un periodo che stiamo vivendo del sottoattacco, e mi sono levata la soddisfazione di guardare su Google e sottoattacco si va dal Papa alla Ferragni, ecco, tanto per così, insomma, dalla Chiesa Cattolica ai musulmani, dai diritti delle donne a Salvini. Cioè, il tema del sottoattacco è qualcosa di più ampio rispetto alla cooperazione sociale, purtroppo, devo dire. È un termine largamente usato, perché ormai sono largamente usati toni, modi, parole, ne parlavamo prima anche con Dietina, di relazione, di confronto, fino a quando appunto non arrivano anche alla violenza fisica. Cioè, ormai la violenza della relazione, quindi l'attacco, è una modalità che purtroppo corre il rischio di diventare una modalità corrente. Ed è una modalità corrente che sostanzialmente, come io qui ho riportato un'intervista di Zamagni, che sostanzialmente si coinvolge tutto il terzo settore. Perché? Perché sostanzialmente è un attacco ai poveri, agli ultimi, ai differenti, e comunque a chiunque la pensi diversamente da me, e aiuti appunto chi è diverso da me. L'altro giorno sull'Avvenire appunto si ritornava su questo tema dell'attacco al no profit, dicendo che questa sicuramente è una stagione non facile per tutto il no profit, e quindi per tutto il terzo settore, perché si va dall'attacco alle ONG impegnate nel Mediterraneo, alle cooperative che dopo il salvataggio in mare, o alle altre organizzazioni di volontariato e non del terzo settore che fanno l'accoglienza, ma così come a tutti quei soggetti che si occupano di accoglienza e di attività a favore di appunto persone in difficoltà, degli ultimi. Così come c'è stato l'attacco nei confronti delle persone affette da patologie psichiatriche, così come ultimamente si è fatto di tutta l'erba un fascio rispetto alle comunità alloggio e a tutto il tema dei minori.
Questi sono temi che come cooperazione sociale mi stanno anche particolarmente a cuore, perché la cooperazione sociale proprio lì nasce, un pezzo di cooperazione sociale, nasce proprio da tutto il percorso di deistituzionalizzazione dei minori, nell'ambito della salute mentale e quindi in questo senso. Per cui ecco, il sottoattacco per me si configura in questo modo, si configura in un contesto dove oltre alla crisi materiale che abbiamo vissuto, perdita dei punti di PIL, di posti di lavoro, quindi aumento della povertà e delle disuguaglianze, siamo di fronte anche a una crisi immateriale, a una crisi nella quale alcuni sogni, tra virgolette, sono alcuni ideali sono caduti. Il sogno di un'Europa, l'ideale di un'Europa unita, fortemente in crisi, fortemente messo in discussione. L'idea della globalizzazione che doveva appunto essere salvifica in qualche modo, no? E aiutare lo sviluppo, in realtà ha contribuito a rendere molti paesi poveri ancora più poveri e ha provocato disparità ed esclusioni. La rivoluzione digitale. La rivoluzione digitale come leva universale di democrazia e di conoscenza, che seppure si è dimostrata in una serie di situazioni, prima si parlava della primavera araba per esempio, cioè uno strumento importante di comunicazione e di trasmissione, ma in realtà presenta anche il conto con gli oligopoli del web, con le violazioni della privacy, con il cyberbullismo. Quindi è di fronte a questo spaesamento generale che la reazione è una reazione di rancore, ed è una reazione di rancore verso chi non è stato incluso in quel dividendo sociale ed economico che in qualche modo invece da altre parti è cresciuto, ma che non è solo dei poveri verso i ricchi, ma è comunque sempre verso qualcun altro che si ritiene possa toglierci qualcosa o che possa avere avuto qualcosa di più rispetto a me. Quindi questo purtroppo è il contesto complessivo, secondo me, del sottoattacco, e ci tenevo a metterlo a fuoco, perché sicuramente la cooperazione sociale, per com'è appunto, vi ho detto, della sua natura, delle sue origini, per il fatto che rappresenta valori e pratiche che sono avversate nel presente, la proprietà condivisa, la partecipazione democratica, un rapporto di lavoro che contemporaneamente è societario, diverso da quello subordinato come configuratosi nell'economia di mercato. Una pratica di promozione umana, di sviluppo della comunità e di sostegno alla promozione delle persone fragili. Ecco, quindi la cooperazione sociale sicuramente è uno di quei soggetti che con le sue peculiarità, ma nell'ambito più ampio dei soggetti del terzo settore, incarna un riferimento significativo anche direi antagonista rispetto a quella economia di modello capitalistico finanziario e soprattutto delle sue deformazioni che in questi anni ha fortemente contribuito alle disuguaglianze del nostro paese. Con questo non voglio dire che la cooperazione sia un soggetto perfetto o che sia il modello perfetto, per carità, anche se io ci credo ancora fortemente. È un soggetto fatto di uomini e di donne, ed è un soggetto dove ci sono stati, ci sono anche, voglio dire, problemi e difficoltà, però in realtà rappresenta ancora ed è il luogo dove c'è un impegno importante e significativo rispetto a una serie di valori. E comunque io credo che attaccando la cooperazione, gli argomenti con cui si attacca la cooperazione, di fatto sono argomenti usati strumentalmente che colpiscono di fatto i diritti fondamentali e la dignità delle persone in senso più generale. Allora
Il futuro prossimo voi avete intitolato questo percorso. Noi abbiamo lavorato come associazione anche noi su questo tema, però l'idea è stata quella di una consapevolezza del presente per immaginare il futuro. E futuro prossimo a me piacerebbe intenderlo non tanto come un futuro vicino, perché l'idea di futuro vicino è l'idea della trimestrale delle multinazionali e della finanza, è l'idea dei governi di breve durata, è l'idea dell'Italia perennemente in campagna elettorale. Ma il futuro prossimo inteso come il nostro prossimo, quello, il futuro delle persone, questo mi piace e questo credo che sia la vostra idea nel momento in cui avete scritto che nessuno rimanga escluso insomma da questo futuro. Certo, per il futuro non si tratta di, per ragionare di futuro non si tratta di fare previsioni su ciò che accadrà. Però si tratta, sulla base delle informazioni, di quei trend, di quei megatrend in corso, che sono difficilmente modificabili in un futuro prossimo. Zampa già prima ne citava, l'incremento della popolazione, cioè da una parte un forte incremento che ancora durerà negli anni delle popolazioni, proprio nei paesi dove i disastri ambientali, la desertificazione, la carenza di cibo costringeranno ancora importanti migrazioni, e invece l'invecchiamento importante e significativo della popolazione, appunto il nostro è il penultimo paese, ultimo il Giappone, così come l'aumento, appunto, i cambiamenti climatici. Allora, questi sono dei trend nei confronti dei quali noi sicuramente dobbiamo cominciare ad agire oggi, ma sono anche dei trend con i quali noi sappiamo che dobbiamo fare i conti. Allora, elaborare scenari e mettere in atto delle azioni nel presente, con la consapevolezza che sono le azioni di oggi che costruiscono, al netto naturalmente degli eventi eccezionali, il nostro futuro. E per guardare al futuro occorre parlare però di cambiamento. Anche qui occorre intendersi che cosa vuol dire cambiamento. Noi abbiamo appena avuto un governo del cambiamento e quindi insomma si può intendere in molti modi il cambiamento. Cioè, e vuol dire molte cose. Però vuol dire appunto cambiare, spingersi verso esiti differenti in base a quello che noi ci proponiamo di raggiungere.